sono Jenny, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi sono qui per continuare con la nostra lettura di Ragione e Sentimento di Jane Austen. Oggi leggeremo il capitolo 18 e il capitolo 19. Spero che questa lettura vi stia piacendo. Se vi siete persi gli episodi precedenti, ve li lascio qua in alto nelle schede. Per chi entra in questo video ed è la prima volta che mi vede, io sono Jenny e oggi praticamente leggerò insieme a voi. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi potete o solamente ad ascoltarmi oppure semplicemente mettermi in mute e leggervelo per conto vostro, però facendo scorrere il mio video. Questo fa sì che voi siate maggior concentrati nella vostra lettura. Funziona anche ad esempio con le sessioni di studio, c'è chi magari studia insieme alla propria community, io faccio questi gruppi di lettura per invogliarvi a leggere e per leggere insieme. È stato votato Ragione e Sentimento, non mi sta prendendo moltissimo, ma andiamo avanti in ogni caso. Vi ricordo che le nostre letture sono pubbliche sul mio canale YouTube la domenica e il lunedì, in modo tale che possiamo finire prima la lettura. Partiamo subito allora con il capitolo 18. Eleanor guardava la tristezza di Edward con grande inquietudine. La sua visita le procurava un piacere molto limitato, dato che lui ne sembrava così poco contento. Si vedeva chiaramente che era infelice, ma Eleanor desiderava che si vedesse in modo ugualmente chiaro quell'affetto che un tempo era sicura di avere ispirato in lui. In quel momento però il permanere di quei sentimenti pareva molto incerto e la riservatezza dei suoi modi con lei contraddiceva, un momento dopo, quanto uno sguardo più animato aveva sottinteso un attimo prima. Il mattino seguente Edward raggiunse lei e Marianne nella sala della colazione prima che le altre fossero scese. Marianne, sempre ansiosa di contribuire per quanto le era possibile alla loro felicità, li lasciò ben presto soli. Tuttavia, era solo a metà della scala che sentì aprirsi la porta del salotto. Si voltò e, stupefatta, vide uscire proprio Edward. «Vado al villaggio a vedere i miei cavalli», annunciò. «Dato che non siete ancora pronte per la colazione, tornerò fra poco». Quando Edward ricomparve, era colmo di nuova ammirazione per la campagna circostante. Nella sua passeggiata fino al villaggio aveva scorto nella loro luce migliore molte parti della vallata. Lo stesso villaggio, situato molto più in alto del cottage, offriva un panorama generale di tutta la valle che gli era piaciuto enormemente. Era questo l'argomento che gli garantiva l'attenzione di Marianne, la quale stava incominciando a descrivere la sua devozione per quello spettacolo e a interrogarlo con maggiore precisione su ciò che lo aveva colpito di più, quando Edward la interruppe con queste parole. «Non spingetevi troppo in là con le vostre domande, Marianne. Ricordate, non conosco il pittoresco e vi offenderò con la mia ignoranza e mancanza di gusto, se scendiamo nei particolari. Definirei ripide colline che dovrebbero essere chiamate audaci, strane rozze superfici che dovrebbero essere irregolari e aspre, e direi che gli oggetti distanti sono fuori dalla portata dello sguardo quando dovrebbero essere indistinti per via del soffice velo di un'atmosfera nebbiosa». Dovete accontentarvi dell'ammirazione che posso esprimere sinceramente. Per me è una campagna molto bella. Le colline sono ripide, i boschi sembrano ricchi di legname di qualità e la vallata pare piacevole e accogliente, con campi fertili e diverse fattorie ben curate sparse qua e là. Corrisponde esattamente alla mia idea di una bella campagna perché unisce la bellezza all'utilità. Mi arrischierei a dire che è anche pittoresca, poiché voi la ammirate. Posso credere facilmente che sia piena di rocce e promontori, muschio grigio e sottobosco, ma tutto questo va perduto con me. Non so proprio nulla del pittoresco. Temo che sia verissimo, disse Marianne, ma perché dunque dovreste vantarvene? Sospetto che per evitare un certo tipo di affettazione, Edward cade in quella opposta, intervenne Eleanor, dato che ritiene che tanti fingano di ammirare le bellezze della natura molto più di quanto non sentano davvero, ed è disgustato da tali falsità, ostenta lui stesso un'indifferenza maggiore e un acume minore nel contemplare il paesaggio di quanto ne abbia in realtà. È schizzinoso e vuole avere un'affettazione tutta sua. «È proprio così», sospirò Marianne. «L'ammirazione per i paesaggi naturali è diventata solo lessico di materia. Tutti fanno finta di sentirla e di descriverla con lo stesso gusto ed eleganza di chi per primo ha definito che cosa fosse la bellezza pittoresca.
Io detesto i tecnicismi di ogni tipo. A volte ho tenuto per me i miei sentimenti, poiché non riuscivo a trovare parole per illustrarli che non fossero ormai abusate e svuotate di tutto il loro senso e significato. Sono convinto che una bella veduta vi procuri davvero il piacere che professate, esclamò Edward. Ma in cambio vostra sorella deve permettervi di non provare più di quanto non dichiari. Una bella veduta mi piace, ma non sulla base dei principi del pittoresco. Non mi piacciono gli alberi storti, nodosi e rinsecchiti. Li ammiro molto di più se sono alti, diritti e rigogliosi. Non mi piacciono i cottage in rovina e malmessi. Non amo le ortiche, i cardi e l'erica. Traggo più soddisfazione da un'accogliente fattoria piuttosto che da una torre di guardia e preferisco un gruppo di contadini puliti e contenti ai più affascinanti banditi del mondo. Marianne guardò Edward con meraviglia e sua sorella con compassione. Elinor si limitò a ridere. L'argomento non fu trattato oltre. Marianne rimase in un pensieroso silenzio finché un nuovo oggetto non attrasse improvvisamente la sua attenzione. Era seduta accanto a Edward e quando lui ricevette la sua tazza di tè da Mrs. Dashwood, la sua mano passò tanto vicino a Marianne da farle saltare agli occhi un anello che aveva al dito, con una treccina di capelli al centro. «Non vi ho mai visto portare un anello prima, Edward!» esclamò. «Sono i capelli di Fanny? Ricorda che aveva promesso di darvene una ciocca, ma mi pareva che i suoi fossero più scuri!» Marianne aveva detto senza pensarci ciò che sentiva, ma quando si rese conto di quanto avesse messo in difficoltà Edward, il suo stesso cruccio per la propria sconsideratezza non poteva essere superato da quello di lui. Il giovane avampò violentemente e gettando un'occhiata momentanea a Elinor disse... «Sì, sono i capelli di mia sorella. La montatura dà sempre loro una sfumatura diversa, sapete?» Elinor aveva incrociato lo sguardo di Edward e l'aveva ricambiato con altrettanta consapevolezza. Anche lei, come Marianne, si convinse subito che i capelli erano suoi. L'unica differenza tra le loro conclusioni, ora che Marianne pensava fossero stati un regalo spontaneo di sua sorella, mentre Elinor sapeva che dovevano essere il frutto di un furto o di uno stratagemma di cui era all'oscuro. Non era dell'umore comunque di non considerarlo un affronto e fingendo di non essersi accorta dell'accaduto cambiò subito discorso e decise tra sé e sé che da quel momento non avrebbe perso occasione per osservare i capelli incriminati e assicurarsi, a di là di ogni dubbio, che fossero esattamente del suo colore. Edward rimase imbarazzato a lungo, finché diventò ancora più assente. Per tutta la mattina fu particolarmente serio. Marianne si rimproverò severamente per quello che aveva detto, ma si sarebbe perdonata più in fretta se avesse saputo quanto poco avesse offeso la sorella. Prima di mezzogiorno ricevettero una visita da Sir John e Mrs. Jaggins, i quali, avendo saputo dell'arrivo al cottage di un gentiluomo, erano venuti a esaminare l'ospite. Con l'aiuto della suocera, Sir John non impiegò molto a scoprire che il nome Ferrance cominciava con F, cosa che dava il via a una futura miniera di punzecchiature per la povera Elinor. Solo la loro recentissima conoscenza di Edward impedì a queste frecciate di essere scagliate immediatamente. Per il momento, Elinor riuscì soltanto a capire, grazie ad alcune occhiate molto significative, quanto il loro intuito, sulla base delle istruzioni di Margaret, si fosse spinto in là. Sir John non andava mai dalle Dashwood senza invitarla a pranzare a Barton Park il giorno dopo o a bere un tè con loro quella sera. In quell'occasione, per un migliore intrattenimento del loro ospite, al cui divertimento si sentiva il dovere di contribuire, volle proporre entrambe le cose. «Dovete venire per il tè stasera», affermò, «anche perché saremo soli soletti e domani dovete proprio pranzare con noi, perché saremo una bella compagnia». Mrs. Jaggins rincarò la dose. «Chissà, potrebbe scapparci un ballo?» «E questo non può non tentarvi, Miss Marianne». «Un ballo?» esclamò Marianne. «Impossibile, chi dovrebbe ballare?» «Come chi?» «Voi e i Carey e i Whitaker». «Ci potete scommettere?» «Ma come?» «Pensavate che nessuno potesse ballare perché una certa persona che rimarrà senza nome non c'è?» «Vorrei con tutto il cuore che Wilgoby fosse di nuovo tra noi», esclamò Sir John. Questo augurio e il rossore di Marianne fecero nascere in Edward nuovi sospetti. «E chi è Wilgoby?» chiese sottovoce a Miss Dashwood seduta accanto a lui. Elinor gli diede una breve risposta, ma l'espressione di Marianne diceva molto di più. Edward vide abbastanza per capire non solo che cosa intendessero gli altri, ma anche alcuni commenti di Marianne che in precedenza lo avevano confuso. E quando i visitatori se ne andarono, raggiunse subito la ragazza e li bisbigliò. «Ho appena indovinato una cosa, posso dirvi che cosa?» «Che cosa intendete? Posso dirvelo?» «Certamente. Beh, ecco, ho indovinato che Mr. Wilgoby va a caccia».
Marianne era sorpresa e confusa, eppure non poté non sorridere per la pacata malizia dei suoi modi. Dopo un momento di silenzio disse: «Oh, Edward, come avete... ma spero che verrà il momento in cui sono sicura che vi piacerà». «Non ne dubito», rispose lui, piuttosto sbalordito dalla franchezza e dal calore di lei. Infatti non si sarebbe azzardato a farne parole se non avesse pensato che si trattasse solo di uno scherzo con cui i suoi conoscenti si tenevano allegri, basato su quel poco o nulla che poteva essere accaduto tra lei e Mr. Willoughby. Capitolo 19. Edward rimase al cottage una settimana, benché Mrs. Dashwood insistesse vivamente perché si fermasse più a lungo. Tuttavia, lui sembrava deciso ad andarsene proprio quando più godeva della loro amichevole compagnia, come se fosse votato a mortificarsi. Il suo umore, per quanto ancora molto variabile, era migliorato negli ultimi 2 o 3 giorni. Il giovane ammirava sempre di più la casa e i dintorni, non parlava mai della sua partenza senza un sospiro, affermava di non avere impegni di sorta, era persino incerto su dove andare dopo, eppure doveva lasciarle. Mai una settimana era passata così velocemente, a stento riusciva a credere che fosse trascorsa. Diceva più e più volte e diceva anche altre cose che sottolineavano la direzione dei suoi sentimenti e smentivano le sue azioni. Non stava volentieri a Northland e detestava essere a Londra, ma a Northland o a Londra doveva andare per forza. Apprezzava la loro gentilezza più di qualsiasi altra cosa e la sua più grande felicità era stare con loro. Tuttavia, doveva salutarla alla fine della settimana, malgrado i loro e i suoi desideri, eppure in assenza di particolari impegni che richiedessero il suo tempo. Eleanor attribuiva alla madre di lui tutto ciò che vi era di spiazzante in questo suo modo di agire. Buon per lei che Edward avesse una madre il cui carattere le era talmente poco noto da diventare la scusa per tutte le stranezze del figlio. Delusa e irritata com'era, e a volte contrariata da quel comportamento ambiguo verso di lei, era comunque assolutamente disposta, in generale, a guardare alle sue azioni con tutte le sincere attenuanti e le generose riserve che sua madre le aveva esorto molto più faticosamente a favore di Willoughby. Il suo umore tetro e per nulla chiaro e coerente era quasi sempre ricondotto alla mancanza di indipendenza e al fatto che fosse più al corrente di loro delle inclinazioni dei progetti di Mrs. Ferrans. La brevità della sua visita, la fermezza della sua risoluzione nel lasciarle avevano origine nello stesso desiderio represso, nella stessa inevitabile necessità di temporeggiare con sua madre. La causa di tutto era il vecchio e radicato dissidio tra il dovere e la volontà, tra il genitore e il figlio. Eleanor avrebbe voluto sapere quando queste difficoltà sarebbero finite, quando questa opposizione sarebbe venuta meno, quando insomma Mrs. Ferrans si sarebbe ravveduta e suo figlio sarebbe stato libero di essere felice. Era tuttavia costretta ad abbandonare tali vani desideri in cambio della consolazione di una rinnovata sicurezza riguardo all'affetto di Edward, grazie al ricordo di tutti gli sguardi e le parole significative che si era lasciato sfuggire a Barton e soprattutto a quella lusinghiera prova d'affetto che lui portava costantemente al dito. L'ultimo giorno, durante la colazione, Mrs. Dashwood osservò: «Edward, penso che sareste un uomo più felice se aveste una professione che occupasse il vostro tempo e desse un interesse ai vostri progetti e alle vostre azioni. È vero che potrebbero risultarne degli inconvenienti per i vostri amici, non potreste dare loro tanta parte del vostro tempo. Ma», aggiunse sorridendo, «ne beneficereste concretamente, almeno in un particolare, sapreste dove andare quando li lasciate». «Vi assicuro che ho pensato a lungo a questo argomento che ora avete toccato», rispose lui. «Per me è stata, è e probabilmente sarà sempre una grande disgrazia non avere la necessità di occuparmi di qualche affare, né una professione che mi tenga impegnato e mi permetta di essere un po' indipendente. Sfortunatamente però la mia stessa incontentabilità e quella dei miei amici hanno fatto di me ciò che sono, un essere ozioso e senza speranza. Non abbiamo mai trovato un accordo nella scelta di una professione. Io ho sempre preferito la chiesa e la preferisco tuttora. Ma la chiesa non era un'opzione abbastanza elegante per la mia famiglia. Loro consigliavano l'esercito. Quello era fin troppo elegante per me. Acconsentirono a concedere alla giurisprudenza sufficiente signorilità. Molti giovani che avevano lo studio al Temple facevano una gran bella figura nei circoli migliori e giravano tutti compiaciuti per Londra con i loro calessini.
ma io non avevo alcuna inclinazione per la giurisprudenza, neanche per gli aspetti meno astrusi del suo studio, che la mia famiglia approvava. Quanto alla Marina, a suo favore aveva il fatto di essere alla moda, ma io ero troppo vecchio per entrarci quando l'argomento venne fuori per la prima volta. Alla fine, poiché non era necessario che avessi una professione, dato che potevo essere elegante e spendaccione anche senza una giacca rossa, fu deciso che l'ozio era nell'insieme la scelta più vantaggiosa e onorevole per me. Un giovanotto di 18 anni, poi, in genere non è così ansioso di darsi da fare da resistere alle insistenze dei suoi amici perché non alzi un dito. Perciò fui iscritto a Oxford e da allora ho adeguatamente oziato. Suppongo che la conseguenza di tutto questo sarà che poi con il tempo libero non ha favorito la vostra felicità. I vostri figli saranno educati ad avere tante attività, occupazioni, professioni, commerci come quelli di Columella, commentò Mrs. Dashwood. Edward rispose serio. Saranno educati ad assomigliarmi il meno possibile nei sentimenti, nelle azioni, nella condizione, in tutto. Avanti, avanti, tutto questo non è che lo sfogo immediato di un umore depresso, Edward. Siete malinconico e vi immaginate che tutti quelli diversi da voi siano felici. Ma tenete a mente che tutti, una volta o l'altra, proveranno il dispiacere di separarsi dagli amici, qualunque sia la loro educazione o il loro stato. Siate consapevoli della vostra felicità, non vi manca nulla se non la pazienza, o, per darle un nome più bello, chiamate la speranza. Con il tempo vostra madre vi darà l'indipendenza che tanto bramate, è suo dovere. Ben presto la sua felicità diventerà, deve essere così. Impedire che la vostra intera giovinezza vada sprecata nell'insoddisfazione. Che cosa non possono fare pochi mesi? Credo di dover resistere a molti mesi prima che ne venga qualcosa di buono per me, replicò Edward. Questo scoraggiamento, sebbene non potesse essere trasmesso a Mrs. Dashwood, addolorò ulteriormente tutte loro nel separarsi da Edward poco dopo e lasciò una sgradevole impressione soprattutto nell'animo di Eleanor, che ebbe bisogno di un po' di sforzi e di tempo per attenuarla. Poiché però era determinata a farlo e a impedirsi di apparire sofferente per la partenza di Edward, perlomeno più sofferente di sua madre e delle sorelle, Eleanor non adottò il metodo applicato così giudiziosamente da Marianne in una situazione analoga per accrescere e consolidare il suo dolore, cioè ricercare il silenzio, la solitudine e l'inattività. I mezzi delle due sorelle erano diversi tanto quanto lo erano i loro obiettivi e ugualmente adatti a far andare avanti entrambe. Eleanor si sedette al tavolo da disegno appena Edward uscì dal cottage. Si tenne occupata per tutto il giorno, non cercò né evitò di fare il suo nome e sembrò interessarsi quasi come al solito delle faccende familiari. Se con questo comportamento non diminuì la sua sofferenza, perlomeno le impedì di aumentare senza ragione e risparmiò alla madre e alle sorelle una buona dose di preoccupazione per lei. Un simile modo di fare, esattamente il contrario del suo, non pareva a Marianne più meritorio di quanto il suo le fosse sembrato in difetto. Aveva le idee molto chiare sulla questione dell'autocontrollo, era impossibile con i sentimenti forti e con quelli pacati non poteva avere alcun merito. Non osava negare che l'affetto di sua sorella fosse pacato, per quanto arrossisse nel riconoscerlo. Dell'intensità del suo, invece, aveva dato una grande prova continuando ad amare e rispettare quella sorella malgrado questa mortificante convinzione. Senza isolarsi dagli altri membri della famiglia, o uscire di casa in deliberata solitudine per evitarli, o rimanere sveglia tutta la notte per abbandonarsi alle riflessioni, Eleanor scoprì che ogni giorno le lasciava abbastanza tempo libero per pensare a Edward e al suo comportamento con tutte le possibili varianti prodotte dal suo differente umore in momenti diversi, con tenerezza, compassione, approvazione, biasimo e insicurezza. Le occasioni in cui non si poteva chiacchierare abbandonavano non perché sua madre e le sue sorelle non fossero presenti, ma per via della natura delle loro occupazioni. Ecco allora tutti gli effetti della solitudine. La mente di Eleanor vagava inevitabilmente in libertà. I suoi pensieri non potevano essere costretti su qualcos'altro e il passato e il presente in un argomento tanto interessante le stavano davanti agli occhi, reclamavano la sua attenzione e assorbivano la sua memoria, i suoi pensieri e la sua immaginazione. Fu strappata di tali fantasticherie una mattina, poco dopo la partenza di Edward, a causa dell'arrivo di ospiti. Era seduta al tavolo da disegno e per caso era sola, quando, al rumore del cancelletto che veniva chiuso all'entrata del giardino di fronte al cottage, i suoi occhi andarono alla finestra. Eleanor vide un gruppo numeroso che procedeva verso la porta. Comprendeva Sir John, Lady Middleton e Mrs. Jenkins, ma c'erano altre due persone, un gentiluomo e una signora, che non conosceva per niente.
Era seduta vicino alla finestra, non appena Sir John la scorse e lasciò agli altri la cerimonia di bussare alla porta. Passò per il prato e la obbligò ad aprire i vetri, per quanto lo spazio tra la finestra e la porta fosse così poco che era praticamente impossibile affacciarsi a parlare senza essere uditi dagli altri. «Allora», annunciò Sir John, «vi abbiamo portato dei forestieri, che cosa ne dite? Silenzio, vi sentiranno!» «Non importa, sono solo i Palmer. Charlotte è molto graziosa, ve lo dico io. Se guardate di qui riuscirete a vederla». Dato che Elinor era sicura di vederla di lì a pochi minuti, senza doversi prendere quella libertà, lo pregò di scusarla. «Dov'è Marianne? È scappata via perché stavamo arrivando? Vedo che il pianoforte è aperto». «Credo stia facendo una passeggiata». A quel punto furono raggiunti da Mrs. Jaggins, che non aveva abbastanza pazienza da aspettare che la porta fosse aperta per raccontare la sua storia. Arrivò alla finestra profondendosi in saluti. «Come state, mia cara? Come sta Mrs. Dashwood? E dove sono le vostre sorelle?» «Come? Siete tutta sola? Sarete contenta che sia arrivata un po' di compagnia? Ho portato l'altro mio genero e l'altra mia figlia a conoscervi. Incredibile che siano arrivati così all'improvviso. Ieri sera, quando stavamo bevendo il tè, mi era sembrato di sentire una carrozza, ma non avrei detto che potessero essere loro. Pensavo solo a un possibile ritorno del colonnello Brandon, perciò ho detto a Sir John, mi pare proprio di sentire una carrozza, forse il colonnello Brandon che torna da noi». Elinor fu obbligata a voltarsi nel bel mezzo del racconto per accogliere il resto della compagnia. Lady Middleton presentò i due forestieri nello stesso momento. Mrs. Dashwood e Margaret scesero al piano di sotto e tutti si accomodarono osservandosi a vicenda, mentre Mrs. Jaggins continuava la sua storia passando dal corridoio al salotto accompagnata da Sir John. Mrs. Palmer era di parecchi anni più giovane di Lady Middleton e completamente diversa da lei sotto ogni punto di vista. Era bassa e grassottella, con un bel viso e la più piacevole espressione di buon umore che potesse esservi dipinta. Le sue maniere non erano assolutamente eleganti come quelle della sorella, ma molto più attraenti. Entrò sorridendo e sorrise per tutta la durata della visita, tranne quando rise. Sorrise anche andandosene via. Suo marito era un giovane di 25-26 anni, dall'aspetto serio, che dava l'impressione di essere più raffinato e intelligente della moglie, ma meno disposto a piacere o farsi piacere gli altri. Entrò nella stanza con un'aria sostenuta, rivolse un leggero inchino alle signore senza dire una parola. E dopo aver esaminato brevemente loro e la dimora, prese un giornale dal tavolo e continuò a leggerlo per tutto il tempo in cui rimase lì. Mrs. Palmer, al contrario, che era dotata per natura di una predisposizione a essere sempre cortese e felice, si era seduta solo da un attimo e già stava esprimendo animatamente la sua ammirazione per il salotto e tutto ciò che conteneva. «Ma che ambiente delizioso! Non ho mai visto nulla di così incantevole! Pensa solo, mamma, a quanto è migliorato da quando sono stata qui l'ultima volta». Poi, girandosi verso Mrs. Dashwood, proseguì. «Ho sempre pensato che fosse un posto molto carino, signora, ma voi l'avete reso così incantevole. Sorella mia, osserva un po' come tutto è delizioso. Piacerebbe anche a me una casa così. A te no, Mr. Palmer?» Mr. Palmer non le rispose e non alzò neppure gli occhi dal giornale. «Mr. Palmer non mi ascolta?» esclamò Mrs. Palmer ridendo. «Capita spesso, è così buffo». Questa era un'idea nuova per Mrs. Dashwood, che non aveva mai trovato niente di divertente nella mancanza di riguardo di nessuno e non poteva fare a meno di fissare entrambi Palmer con sconcerto. Intanto Mrs. Jaggins continuava a parlare a voce più alta che poteva, portando avanti il racconto del loro sbalordimento nel vedere la sera prima i loro parenti, e non si zittì se non quando tutto fu riferito. Mrs. Palmer rimase di cuore nel ricordare il loro stupore e tutti concordarono due o tre volte che era stata proprio una bella sorpresa. «Potete immaginare come fossimo tutti contenti di vederli», aggiunse Mrs. Jaggins, allungandosi verso Elinor e abbassando la voce come se non intendesse farsi sentire da nessun altro, sebbene lei ed Elinor fosse sedute ai lati diversi del salotto. «E nonostante tutto non riesco a non desiderare che avessero viaggiato meno velocemente, facendo un giro più breve, perché sono passati da Londra per via di certi affari. Perché sapete», e a questo punto annuì in modo significativo e indicò la figlia, «non andava bene nelle sue condizioni, mi sarebbe piaciuto che rimanesse a casa e si riposasse questa mattina, ma è voluta venire con noi a ogni costo, a tal punto aveva il desiderio di conoscervi tutte». Mrs. Palmer rise e disse poi che non le sarebbe successo proprio niente di male.
Dovrebbe partorire a febbraio, continuò Mrs. Jaggins. Lady Middleton non poteva più sopportare una simile conversazione, perciò fece uno sforzo per chiedere a Mr. Palmer se ci fossero notizie sul giornale. No, nessuna, rispose lui e continuò a leggere. Ecco che arriva Marianne, gridò Sir John. Ora Palmer vedrete una ragazza tremendamente carina. Andò subito nel corridoio, aprì la porta d'ingresso e scortò Marianne all'interno. Non appena comparve, Mrs. Jaggins le chiese se non fosse stata da Allenham e Mrs. Palmer rise tanto di gusto con la domanda da far intendere che l'aveva capita. Mr. Palmer alzò gli occhi sulla nuova arrivata, la fissò per qualche minuto e poi tornò al suo giornale. In quel momento Mrs. Palmer notò i disegni appesi alle pareti, si alzò per osservarli meglio. «Oh cielo, che belli! Davvero, quanto sono deliziosi! Guarda, mamma, che splendore! Sono assolutamente incantevoli! Potrei rimirarli per sempre!» Poi si rimise a sedere e in un attimo si dimenticò della loro esistenza. Quando Lady Middleton si alzò per andarsene, anche Mr. Palmer si alzò, posò il giornale, si stiracchiò e si guardò intorno. «Amore mio, hai dormito?» gli chiese sua moglie ridendo. Lui non le rispose e si limitò a osservare dopo aver squadrato di nuovo la stanza che il soffitto era basso e storto, poi fece un inchino e se ne andò con gli altri. Sir John aveva molto insistito con tutte loro perché passassero la giornata seguente a Barton Park. Mrs. Dashwood, che non voleva pranzare da loro più spesso di quanto loro pranzassero a casa sua, rifiutò decisamente per quanto la riguardava. Le sue figlie potevano fare come preferivano. Queste ultime però non erano affatto curiose di vedere come mangiavano Mr. e Mrs. Palmer e da loro non si aspettavano altri svaghi oltre a quello. Cercarono quindi di scusarsi anche loro. Il tempo era incerto, probabilmente non sarebbe stato buono, ma Sir John non voleva saperne, avrebbe mandato loro una carrozza e sarebbero venute. Anche Lady Middleton, pur non avendo insistito con Mrs. Dashwood, lo fece con le figlie. Pure Mrs. Jaggins e Mrs. Palmer si unirono nelle preghiere generali. Sembravano tutti ugualmente ansiosi di evitare una riunione di famiglia, così le ragazze dovettero cedere. «Perché devono chiedercelo?» protestò Marianne quando gli ospiti se ne furono andati. «L'affitto di questo cottage sarà pure basso, ma c'è concesso a condizioni molto dure se dobbiamo pranzare a Barton Park ogni volta che qualcuno è ospite da loro o da noi. Con questi inviti frequenti vogliono essere affabili e gentili con noi, ora non meno di qualche settimana fa», intervenne Eleanor. «Se i loro ritrovi sono diventati noiosi e insignificanti, non è perché siano cambiati loro, il cambiamento va cercato altrove». Bene ragazzi, siamo arrivati al capitolo 20 che leggeremo nel prossimo episodio e come vi dico sempre spero che questa lettura sia piacevole per voi. E sì, io sono un po' curiosa, però non è che mi stia prendendo molto, ma lo continuiamo lo stesso. E niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un like, un commentino e iscrivetevi al canale se ancora non lo siete. Ricordatevi anche di attivare la campanellina in modo tale che vi arrivino le notifiche ogni volta che uscirà il mio nuovo video. Ciao!